Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Ragazzi, siamo ritornati nel mondo del Krampus. Ragazzi, come avrete visto appunto dall'intro iniziale, in pratica abbiamo avvistato un'entità, però comunque non credo era il Krampus, cioè non credo che quello era proprio il Krampus, perché comunque il Krampus come lo conosciamo noi è un po' più scuro, diciamo una skin un po' più scura, no? Quello era invece un colore sul verde, mi è sembrato, anche perché era comunque buio. Non lo so, non ci ho fatto, cioè non poteva essere mai il Krampus. Vabbè, fatemi sapere voi nei commenti, mi raccomando, se era veramente il Krampus. Comunque ragazzi, non avete visto appunto la creazione del mondo, perché so che alcuni me lo diranno, perché ragazzi quello era un avvistamento fatto in live, cioè io ho fatto la live, alcuni l'hanno vista sicuramente, altri invece credo di no. Comunque ragazzi, piccola premessa, se vedete purtroppo alcuni piccoli scatti, che comunque li vedrete, è purtroppo OBS ragazzi, non riesco a risolvere questo problema, se al massimo mi consigliate voi qualche programma per registrare, perché raga, purtroppo è così, OBS dà problemi, quindi non sempre, però comunque vedete, però non mi lag, sto vedendo sul secondo schermo, però in alcune parti lag, cioè purtroppo Minecraft è così. Comunque ragazzi, allora, per ciò che abbiamo fatto l'avvistamento, magari vengo proprio aggiornati con l'avvistamento, abbiamo fatto... Allora, alla qua? Ma esatto, non è questa qua davanti. No, perché da là noi venivamo. Esatto, nell'avvistamento abbiamo fatto là, esatto. Comunque adesso sto controllando il villaggio, ma... No. L'avvistamento... Oddio, tutto, abbiamo fatto l'avvistamento. Lo stavo per dire. Anzi, l'ho detto, è sceso il fulmine. Dio strano. Ma che cavolo. Stranissimo sta cosa. Madonna. Stiamo attenti, anche perché comunque siamo in modalità hardcore, e come sapete in hardcore se si muore siamo costretti a eliminare il mondo oppure nascere come spettatori. Però ragazzi, comunque essendo un evento natalizio, credo che il Krampus o qualunque entità che ci sia in questo mondo sia solo per, diciamo, nel periodo di Natale, anche perché è un'entità che si trova nel bioma natalizio e non funziona sempre. Pensate che io per provare ci ho impiegato tante volte. Comunque ragazzi, sì, mi serve materiale, quindi un attimo, sono sceso qua a prendere il rifornimento, va. Prendo un po' di cobblestone. E forse c'è anche del carbone. Sì, c'è anche del carbone, ottimo. Comunque ragazzi, sono in single player, perché alcuni mi dicono: no, ma tu stai giocando con un nemico. No ragazzi, perché se salto si ferma tutto, come avete visto. Comunque sì, dai, prendiamo ancora sto materiale. Ho visto, mi sembra del carbone. Perfetto, sì, c'è del carbone qua. C'è, mi pare, anche del ferro, però... ma il ferro non lo posso prendere. Infatti. Sì, ritorno al villaggio veloce. Mi organizzo meglio, che magari faccio un piccone, un pietro per prendere il ferro, che sennò come faccio a prenderlo? La cosa strana comunque è che ancora sta piovendo. Piovendo barra nevicando, perché comunque sì, sto villaggio mi piace come è stato generato. È stato generato un po' nel bioma innevato, quindi un po' sì, mi piace. Infatti appena entriamo, diciamo, qua se nevicare. No, interessante. Oddio, quanti villici. Fatemi pensare. Allora sì, devo fare un po' di stack. Bastoni, stack, li chiamo stack. Mi faccio un piccone in pietra, che è fondamentale. Ah, ma io comunque ho della carne. Ah vabbè, facciamo cuocere la carne allora. Sì, facciamo cuocere la carne. Vabbè, ci metto un po' di carbone, ma tanto si raccoglie subito il carbone. E mi sembra pure che sta facendo giorno.
Ottimo, ottimo. Ottimo. Però ancora sta nevicando, ci sono anche i fulmini. E non so se sta cosa è positiva perché comunque non so se quell'entità che abbiamo visto si potrebbe fare rivedere, non lo so. Io non lo so questa cosa. Però di sicuro il Krampus ancora non l'abbiamo visto. Cerchiamo di equipaggiarci un po' meglio, facciamoci anche una, non so, una spada in pietra perché questa fa 5, la spada di legno fa 4. Beh, qua il mangiare si sta cuocendo. Ottimo. Oddio, ma non si vede. Non si vede niente praticamente. Si vede un minimo. Mi piace questa cosa. Dio, un altro lampo. Sì, qua ci stanno. Sì, qualche mob ci sta purtroppo. Lo devo fare fuori perché potrebbe dare fastidio comunque. Il problema è che se ammazzi i villici, poi questo diventa un villaggio deserto. Invece noi dobbiamo cercare che i villici rimangano vivi perché poi. Oddio. Noi comunque dobbiamo cercare di far rimanere i villici vivi perché poi ci servono per le piantagioni. Ragazzi, un grande taglione. Sono ritornato qua in caverna perché dovevo prendere altro materiale. Qua ho visto altro ferro, infatti c'è del ferro. Prendo un altro blocchetto di cobblestone, me lo prendo. Dobbiamo esplorare un po' perché comunque il Krampus ho letto che si potrebbe avvistare nelle foreste. Sì, nelle foreste anche nelle foreste. O un bioma ghiacciato. Però soprattutto nel bioma ghiacciato c'è cioè una taiga magari ghiacciata dove appunto nevica. Quindi stiamo attenti perché comunque siamo qua praticamente. Ma che è successo qua? Oddio, non carica. Ma no, questo è il mondo corrotto, ragazzi. Non è mai successa sta cosa. È un mondo corrotto. Perché sì, mi è capitato in alcuni seed. Perché di solito quando faccio le vanille non succede mai. Però in determinati seed sì, non carica. Non carica a volte. Oddio, ma che succede? No, vabbè. No, ma il mondo comunque è corrotto. Non credo sia questione. Incredibile. No, ma comunque non credo sia questione di render, no? Vediamo. No, ma non credo. No, perché comunque la render è normale. Io sempre questa ho usato. Vabbè, la metto a 9, però non credo faccia qualcosa. Non lo so. L'ho sempre usata così. Oddio, qui qualcuno, qualche zombie ha fatto una brutta fine. Oddio, ma sto mondo è stranissimo comunque. Là c'è un blocco sospeso che flutta. Cioè, là c'è un blocco che flutta. Ok, qua c'è un igloo, entriamo, vediamo che cosa possiamo trovare. Oh, c'è una cassa. C'è una cassa a tema Natale, mi piace, sì, vabbè. Ovvio. Oddio, ma che è questo coso? Cos'è sto coso? Oddio, una TNT. È un baule trappola? No, aspetta, aspetta. Controlliamo che non ci sia nessuno perché non mi piace sta cosa. No, mi sembra tutto tranquillo fuori, però. Ma che cavolo è successo? Cioè, che ci facciamo un baule trappola in un igloo? Vabbè, comunque, sì, ho rotto la TNT e ho preso la mappa che era all'interno del baule. Sì, cioè, ho notato qualche cosa al centro, non so. Oh no, è iniziato a nevicare, No, non mi convince. Facciamo così, ragazzi, allora, ritorniamo al villaggio, che forse è meglio. Forse è meglio ritornare al villaggio.
Perché magari, cioè, secondo me c'è qualcuno che ci sta osservando per il momento. E quando ha l'ottima, quando ha l'opportunità, credo che ci attacchi. Perché comunque lo sai che siamo in hardcore. Cioè, basta con un colpo. Quindi cerchiamo anche di non morire. Quindi dobbiamo fare cose con prudenza, ragazzi. Ritorniamo al villaggio. L'abbiamo più scorte, ecco. Perché vi ricordo che se moriamo non possiamo rinascere. Inoltre, niente, fallisce tutto perché comunque non credo che lo potremmo ritrovare. Anche se ricreassimo il mondo con lo stesso Sid, mi sembra un po' difficile. Dio lì, che cavolo c'è? Che cavolo c'è là, ragazzi? Una mucca in aria. No, ma comunque il mondo è corrotto, ragazzi. Non carica, non carica. Lì c'è addirittura uno scheletro. Niente, stiamo attenti. Comunque, ragazzi, stiamo attenti perché se moriamo finisce tutto. Dobbiamo stare dove andiamo, non c'è una cosa più chiara. Sto mondo fa paura, cioè, voglio uscire assolutamente. Ritorniamo in base. Ritorniamo in base. Che veramente. Voglio uscire da sto mondo. Ci uscirei ora, però non conviene così. Ok, per fortuna siamo ritornati. Sì, allora qui le bistecche sono cotte. Sì, sta mappa è andato qualcosa più o meno al centro. Io addirittura direi di andarci nel prossimo video. Magari anche in live, ragazzi. Magari anche in live. Però non so, live, perché per il momento. Magari in un prossimo video, dai. Dai, già live l'ho fatta l'altra volta. Sì, ci dobbiamo andare sicuramente. Certo. Ho dato una mappa che era addirittura anche in un baule trappola, quindi stiamo attenti. Comunque, ragazzi, io direi di concludere qui. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, mi raccomando, e lasciate like. Inoltre, vi auguro delle buone feste e vi saluto qua. Bella.